Una giornata non basta, anche se solo simbolica. La protesta contro la violenza di genere va oltre le 24 ore. A Roma migliaia di persone hanno manifestato per denunciare quella che considerano una politica istituzionale ostile alle donne, alla comunità LGBT e ai soggetti più vulnerabili. Il corteo romano fa parte dei 16 giorni di mobilitazione globale promossi dalle associazioni. Solo fino ad oggi, quest'anno, ci sono stati 108 femminicidi, quindi circa uno ogni 72 ore, un po' di più in verità, e sono, secondo gli ultimi dati, 89 le donne che ogni giorno, denunciano una qualche forma di reato legata alla violenza di genere, dallo stalking alla condivisione di materiale online, alle vere e proprie percosse, a tutta un'altra serie di forme di molestie sul lavoro, dentro casa, e quindi, come dire, 89 ogni giorno. In Turchia, a Istanbul, la polizia ha interrotto la marcia per i diritti delle donne con gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Secondo un gruppo di difesa chiamato Fermeremo il femminicidio, 18 donne sono state uccise da uomini e altre 19 trovate morte in circostanze sospette solo nell'ultimo mese.